Long Yangtze è certamente il fiume più grande dell'Asia. Secondo i dati scientifici, le sue profondità nascondono centinaia di specie acquatiche, compresi alcuni pesci di grandi dimensioni. A 300 chilometri nell'entroterra, sono curioso di scoprire se nell'imponente Yangtze ci sono ancora dei pesci selvatici. A pochi chilometri dalla città, trovo una piccola comunità di pescatori commerciali. Qui vedete una specie di villaggio galleggiante, ma non avreste saputo che c'era, perché nascosto dal fiume potreste passare su una barca e non vedere nulla di tutto ciò. Per la maggior parte dell'anno i pescatori dello Yangtze vivono con le famiglie sulle loro barche. Buongiorno, posso salire a bordo? Sì, certo. Grazie. Sali pure. Grazie. Quindi la pesca è un buon lavoro, è una bella vita, oppure no? Questo è il lavoro a cui siamo abituati. Dobbiamo farlo. Noi non siamo istruiti. Dobbiamo pescare. Com'è pescare attualmente? Come va? Ora la situazione è migliorata. Va meglio perché il governo ha iniziato a vietare la pesca. Intendi dire che non si può, cioè è proibito per caso? Intendo dire che da quando... I pescatori dicono che per proteggere la quantità di risorse ittiche la pesca commerciale è vietata per 4 mesi all'anno. Il divieto incrementa la pesca durante il resto dell'anno? Dopo qualche anno sì, ha aiutato molto ad accrescere il nostro pescato. Sì, è vero, è stato utile. Sono sorpreso e incoraggiato nel sentire che apprezzano la necessità di una regolamentazione. Ma devo tenere a mente che quello che dicono potrebbe essere influenzato dalla presenza della nostra telecamera. Smetto di fare domande e lavoro per convincerli a farmi unire a loro durante una battuta di pesca. Una volta che la loro rete da oltre 100 metri di deriva è fuori, non resta che aspettare pazientemente e lasciare che il fiume faccia il suo lavoro. Guardate qui, guardate, guardate! Questi pescatori dicono che un periodo di fermo di 4 mesi sta migliorando gli stock ittici. Finito? Così sembra. Secondo me, il nostro bottino è alquanto scarso. Solo uno. Allora, questo qui è proprio un pesce gatto americano. Pesce gatto americano? Proprio così. Con 120 metri di rete che hanno spazzato il fondo del fiume per quasi un'ora, questo è quello che abbiamo pescato. Siete soddisfatti oppure siete delusi? Molto soddisfatto. È buono per un'ora di lavoro? Il suo prezzo di mercato è circa $30 al chilo. I pesci gatto selvatici come questo sono più pregiati rispetto ai pesci d'allevamento. Si dice che abbiano un sapore migliore. Il primo anno in cui la diga delle Tre Gole ha iniziato a funzionare è stato anche l'ultimo in cui si è visto il pesce spatola cinese. La domanda è: quest'animale leggendario esiste ancora da qualche parte? La persona che sto per incontrare ha il triste onore di essere stata l'ultima a vedere un pesce spatola cinese vivo. 15 anni fa, il professor Qi Weiwei ricevette la notizia di un pescatore che aveva accidentalmente catturato un enorme pesce spatola. Precipitatosi sulla scena del ritrovamento, fece del suo meglio per rianimare il gigante quasi esausto prima di etichettarlo e di rilasciarlo nuovamente nello Yangtze. Ma con grande dispiacere del professore, il contatto è andato perso e il pesce non è stato avvistato mai più. Non lontano dalla diga, in un centro governativo di ricerca sui pesci, il professor Wei mi porta in un edificio dall'aspetto molto dimesso. Entriamo quassù? Sì. Dove sta per rivelarmi qualcosa di straordinario. Tutto ciò è davvero strano. Tieni presente che questo non è un modello, è un pesce vero. Questo rarissimo esemplare di 4 metri è morto più di 40 anni fa. Ci vuole molta fantasia per immaginarlo in vita. Quando era vivo, il colore era totalmente diverso. Questo naso è come il vetro. Puoi guardarci dentro. Ma sì, è semitrasparente. Sì, è bellissimo. È un tesoro. Un tesoro. Credi che se ne trovino ancora nel fiume da qualche parte?
Lo spero. Lo spero davvero. Sì. Il professor Wei sembra ossessionato da un pesce che ha visto vivo l'ultima volta più di 15 anni fa. Deve essere doloroso per lui che le tecniche usate per conservare questo pesce abbiano completamente distrutto il suo DNA. E senza un modello genetico neanche la scienza più futuristica lo riporterà indietro. Questo era un predatore. C'erano dei pesci nello stomaco? Sì. Grandi pesci, non piccoli. Grandi pesci, da predatore. Forse abbiamo perso il pesce spatola cinese. Ma per l'altro gigante preistorico in questa sala c'è ancora speranza. Lo storione cinese può raggiungere una lunghezza di quasi 5 metri con un peso fino a mezza tonnellata. Oh! Questo sembra lungo più di 3 metri. Al centro di ricerca, il professor Wei dice che sono riusciti ad allevare milioni di piccoli e che attualmente hanno una cinquantina di storioni maturi. Servono una gru e un'imbracatura per tirarlo fuori dall'acqua. Lo fanno solo per controllare la salute del pesce. Avete un esemplare molto grosso qui. Questo tubo flessibile provvede a irrigarlo in continuazione, dandogli acqua ben ossigenata che scorre sulle branchie. E ora gli ultrasuoni. Questa quindi è la cavità del corpo. È un po' come un pit stop nelle corse NASCAR. Nel fiume, il percorso di migrazione dello storione è attualmente bloccato. Ha una circonferenza di 2 o 3 metri, un animale davvero massiccio. Ma nel caso in cui questo problema non venisse mai risolto, i pesci allevati in cattività come questi potrebbero essere reintrodotti in natura.